Il 36enne Nino Tortorici è un volto molto conosciuto dalle nostre parti. Dopo 10 anni di villaggi turistici come DJ e poi come capo villaggio, dal 2000 al 2004 è stato una delle voci del parco conduttore di RTL 102.5. Fortemente legato alla sua terra, a partire da Ribera, cittadina dove è nato, Nino attualmente conduce una rubrica sulla Radio 2 della RAI, quella che ospita anche il programma di Fiorello, tanto per intenderci, dal titolo Un siciliano a Roma. Ebbene, Nino Tortorici ha lanciato un brano dal titolo Pira, Puma e Patate. Tutto nasce dalla sua passione per il calore e le tradizioni della sua Sicilia. Prendendo spunto dalla vita e dalla quotidianità, con questo progetto Nino Tortorici ha deciso di ispirarsi alla solarità delle espressioni idiomatiche che colorano i mercati popolari della Sicilia, trasformando il tipico bagnari, ossia il grido dei venditori ambulanti di frutta e verdura, in un inno trascinante e coinvolgente. Obiettivo: far diventare pira, puma e patate un tormentone estivo di facile ascolto, dei ritmi colorati e solari che sprigionano l'istante allegria e voglia d'estate. Nino Tortorici con grande orgoglio si esibirà con dei live estivi partendo dalle più belle piazze siciliane per poi risalire lo stivale portando la sua voce e il suo inno nelle maggiori località italiane con promotion, radio, TV e stampa per il suo Pira, Puma e Patate. Nino, ma non ti si rivede più qua in Sicilia? Ogni tanto verrai a trovarci? Beh, intanto un abbraccio virtuale, caro D'Antoni, scusami, che fai? Arrivo e non ti fa manco abbracciare, poi va bene che non ti posso baciare, ma un abbraccio virtuale devo fare però. Io intanto spero che i biglietti degli aerei ormai siano, che si abbassino sempre di più, insomma, il costo del biglietto dell'aereo. L'idea qual è? Cioè, l'idea è quella che quando tu, di pomeriggio tu dormi, no? C'è sempre l'ambulante che passa per le strade, almeno a me capita a Ribera, ma credo in tutti i paesi della Sicilia e non solo. Quindi, insomma, però è un omaggio a questa categoria semplice di persone, come ce ne sono anche altre, e mi è venuto in mente, perché io sono amante della semplicità in tutto, e quindi questa volta ho preso di mira un po' questa categoria, ma ce ne saranno altre di sorprese, mica è finita, eh. Per campare vendo birra, fumata.